E per tutti ragazzi e bentornati qui in questo nuovo video su Grande SMS Crew. Oggi siamo qui per tornare a parlare di calcio, un argomento che a me è molto caro, lo sport che tanto amiamo. Parliamo oggi del caso successo alla Roma in questi giorni, ovvero dell'esonero di Di Francesco e delle dimissioni che oggi ha dato anche il direttore sportivo Monchi. Che io non me l'aspettavo, cioè non mi aspettavo le dimissioni di Monchi, cioè dopo una piazza di mercato, tutto dalle prima o dalle dopo, cioè non lasciare la squadra così adesso, lasciarla a fine dell'anno, così è dare la dimissione adesso un po'. Stessa cosa per Eusebio, avrei detto, almeno fagli finire il campionato, tanto ormai quello che è fatto, forse c'è ancora la lotta per la Champions, ma secondo me non cambia la questione dell'allenatore, non cambierà la solfa, la Roma può tranquillamente arrivarci ancora. Ma più che altro la cosa che non capisco è il fatto che, cioè, l'esonero di Francesco è stato dopo un'eliminazione contro il Porto che forse è ingiusta, dove la squadra ha giocato bene. Quindi, cioè, alla fine che colpa aveva di Francesco queste eliminazioni, penso che non ne avesse. Poi vabbè, se lo volevano esonerare per altri motivi, potevano farlo prima della partita, cioè non usare l'eliminazione della Champions come una scusa per cacciarlo via. Quindi ora al suo posto è arrivato Claudio Ranieri. Grande ritorno da Roma, tutti i romani sono molto esaltati. Dopo essere stato calciato. Calciato via da tutti. Tornato. Voglio dire. Alla Roma che si aggiunge anche l'infortunio di Manolas. Tre settimane di stop, non mi ricordo adesso che cosa. Quindi è un altro problema che si aggiunge. Per fortuna la Roma va abbastanza bene per il fatto che lì ci sarà la sosta per le qualificazioni di Euro 2020. E quindi potrà anche Ranieri lavorare con la squadra. Esatto. Sperando di costruirci qualcosa, magari un gioco che segna un po' di più, gli esterni tra una volta di meglio, un equilibrio al centrocampo che manca sempre a sta Roma. E anche trovare una soluzione per i difensori centrali, che meglio giocare con Marcano, Fazio, Juan Jesus, quando non c'è Manolas un po'. Cioè, ovviamente su quelli sono giocatori chiave, però magari si trova un modo per farli giocare meglio. Monchi teoricamente aveva dato delle dichiarazioni per cui voleva rilanciare tutto sui giovani in questa nuova Roma. Poi il progetto non è andato a buon fine, tant'è che. E di giovani difesa non è vero. No, infatti. Tant'è che i tifosi hanno fischiato sia Monchi che alcuni giocatori mentre stavano rientrando da Porto. Vabbè, che perché comunque la squadra è di giovani, però voglio dire, se i giovani che hai, te, alla fine ti ritrovi a giocare con De Rossi, Nzonzi a centrocampo, alla fine il processo giovani non è che giusto, sufficiente. Cioè, è andata bene con Zaniolo, però chi è che ci avrebbe scommesso una lira? Quindi comunque sì, andata bene con quello. Cristante un po' un flop. Infatti. Ma Di Francesco non sarebbe stato da esonerare anche per questo. Comunque delle cose buone le ha fatte. Cioè, ha fatto esplodere Zaniolo, che oltre a parlare del valore umano, eccetera, eccetera, sarà una plusvalenza da quanto? 50-60 milioni? Quando andranno via, sì. Più o meno. Perché penso che prima poi andrà via Zaniolo. Sì, magari rimane, poi assolutamente nessuno dice niente. Sì, però comunque la Roma, cioè, non è che siete simpatici, però voglio dire, non siete neanche tutta questa squadrone che vi potete permettere di tenere chissà che. Cioè, penso che con Zaniolo, se mai arriverà a un livello tale, potrà andare in una piega, andrà via. Quindi non. Poi magari possono qua la Roma arriva in Champions e allora si trattengono tutti. Però ecco, con Monchi ci vorrebbe, cioè adesso è andato via, ci vuole un direttore sportivo che porti la squadra. Sì, adesso è entrato uno che io sinceramente non ho mai sentito. Speriamo che abbia le palle per comprare giocatori che possono competere per la Champions, non comprare Cristante a 30 milioni o giocare con Pellegrini, se gente qui, cioè, voglio dire, comprate gente cazzuta per la Champions, comprate qualcuno con, magari con 28 anni, però che gli potrebbe dare delle garanzie. Sì, tra l'altro poi sempre con Monchi c'è stato un battibecco con i tifosi, lui gli ha detto vi prendo uno per uno, sì, minacce strane, infatti è per questo che secondo me se n'è andato. Beh, i tifosi chiaramente gli contestavano il fatto di aver sfasciato una squadra, però. Ma sì, lui continuava a vendere, sì, a comprare giovani, fare. Poi tanto,
cioè lui vendeva gente per comprare giovani che poi avrebbe rivenduto, secondo me. Quindi l'idea era quella, cioè. Però comunque penso che le cose classiche fossero di pari accordo con la società, Sì, comunque. Non infatti. penso che lui comprasse giovani, la società fosse contraria, quindi alla fine le dimissioni erano anche per quello, perché altrimenti l'avrebbero cacciato. Pallotta si deve prendere un po' di responsabilità. Sì. Quindi adesso, vi auguro di provare a combattere per la Champions fino in fondo, però non la vedo tanto bene. Cioè, comunque alla fine Milan e Inter, una delle due devi superare, no? Quindi è Squadra in fattibile. forma. Sì, squadra in forma. Però se magari Ranieri riesce a risollevare un po' la Sì. squadra, potrebbero farcela, secondo me. Boh, fateci sapere voi cosa ne pensate, c'è altro da aggiungere. Vi auguro il meglio. Magari il nome di questo qui, ma non lo trovo, il Non lo nuovo trovi. DS, no? Ma ci sarà uno così. Comunque, lasciate un like, iscriveteci e ci vediamo al prossimo video. Bella.